I dati, i rischi e le conseguenze del gioco d'azzardo sono stati il tema dell'incontro, il 19 giugno, dei consiglieri regionali con i rappresentanti della società di formazione e comunicazione scientifica Taxi 1729, che da diversi anni è impegnata a portare, soprattutto nelle scuole, una corretta informazione su un fenomeno sempre più in crescita. C'è tantissima pubblicità in questo momento sul gioco d'azzardo. È importante dire ai ragazzi che fare 6 al Superenalotto è 1 su 622.614.630. E che cosa vuol dire? Che non devono relegare in quella sestina giocata il martedì, il giovedì o il sabato i sogni di una vita, ma che piuttosto si devono tirare su le maniche e costruire qualcosa. C'è bisogno di informazione matematica sul gioco d'azzardo e noi speriamo con la regione Piemonte di portarla nel maggior numero di scuole di questa regione, per l'appunto. Il 20 giugno a Palazzo Lascaris l'Osservatorio regionale sull'usura ha presentato i risultati dell'indagine svolta dall'Associazione Libera sulla diffusione del gioco d'azzardo legale e illegale in Piemonte. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il consigliere delegato all'Osservatorio Usura Tullio Ponso, la coordinatrice della ricerca Francesca Rispoli di Libera e Maria Josefava, responsabile di Libera Piemonte. Siamo lieti di collaborare con l'Associazione Libera del Piemonte proprio per questo grave fenomeno che è quello dell'usura e del gioco d'azzardo. Hanno svolto un encomiabile lavoro di mappatura dei luoghi dove avviene il gioco d'azzardo legale ed illegale. Su questo dobbiamo lavorare, soprattutto in periodi di grave crisi economica dove questo fenomeno è molto più sentito. Negli ultimi anni abbiamo osservato, grazie a questa ricerca, un aumento esponenziale del gioco d'azzardo sul territorio piemontese, sia legale che illegale. In particolare vogliamo mettere in evidenza due dati. Il gioco d'azzardo legale è aumentato molto attraverso l'utilizzo delle new slot che danno una media di circa 550 euro annui per tutti i piemontesi che quindi vengono giocati, e invece il gioco d'azzardo illegale è definibile e sintetizzabile attraverso questo dato. Il 13% del fatturato totale delle mafie sul nostro territorio è dato dal gioco d'azzardo.